1939 è un anno particolare per tutto il mondo. Inizia la Seconda Guerra Mondiale e cambierà la storia per sempre. La città di Monza conta oltre 65.000 abitanti ed è considerata tra gli 8 centri più industrializzati d'Italia. Il 13 gennaio 1939 nasce a Monza Giuseppe Locati, la cui vita sarà una continua, inesausta, ricerca del bello ideale. Se penso al bello ideale, se si pensa al bello ideale riferito a mio papà, la prima cosa che vengono in mente sono le opere d'arte, evidente. Come diceva lui, una grafia del suo pensiero. L'ha cercato in tutti i campi, non solo nell'arte, dove poi ha fatto, in cui poi ha fatto il suo punto di riferimento, ma nella sua vita di tutti i giorni. Per quella che è stata la mia formazione al liceo classico, l'abbinamento più ovvio è quello del Kaloska e Agazzos, che nel caso di mio padre era assolutamente azzeccato. Penso alla meccanica, che era il suo lavoro principale. Come si fa ad avere il bello in un componente meccanico? È certo che c'è il bello nel componente meccanico, è dato dalla sua semplicità, dalla sua essenzialità. E questo, anche questo è il bello, e lui lo metteva anche nella meccanica. E pervadeva, secondo me, tutti gli aspetti della sua vita. Nel senso che amava vivere al meglio. Qualunque cosa, dalla cosa più banale alla cosa più importante, però se la faceva bene. E questo ci ha aiutato sicuramente dalla famiglia, dalla moglie, da mia mamma, e da tutti noi poi man mano, l'ha applicato in tutto quello che era la sua vita. Era abbastanza assolutista nelle sue idee, quello che pensava lui era giusto per forza. Non accettava che qualcuno non fosse capace di fare qualcosa. Allora io gli ribattevo la parabola dei talenti, uno ne ha uno, uno ne ha cinque. Allora ci pensavo un po', insomma, poi traeva le sue meditazioni. Sì, il concetto di bello ideale è sempre stato molto aderente a quella che è stata l'arte di Giuseppe Locati, ma anche il pensiero, perché l'arte e il pensiero in Giuseppe Locati coincidono e viaggiano insieme. Con una ricerca geometrica molto puntuale che analizza il pensiero dell'artista. Soprattutto ho fatto molto figurativo, dipingevo moltissimo, uno, due quadri al giorno, e l'ho fatto per 20 anni. Ho fatto mostre personali a New York, a Tokyo, a Londra. Sono poi passato gradatamente dal figurativo all'astratto. Si è definito ingegnere artista e artista ingegnere, e in tutta la sua vita inseguirà la ricerca nella creazione di brevetti e opere d'arte, conscio della difficoltà di comprendere la complessità che lo circonda, ma di cui è anche portatore. I due aspetti sono assolutamente coincidenti, perché appunto è una personalità piena che ha un inizio su un piano umanistico per poi avere questo aspetto di ricerca e di analisi logica, geometrica e matematica molto, molto precisa e molto continuativa nel tempo fino alla maturità. La geometria non è mai così precisa come le parole, come magari possiamo interpretarle e comprenderle, nel senso che diventa una quasi geometria, come ad esempio nei dipinti diventa una geometria di una quasi retta, quindi non è mai specifica, è aderente al concetto di retta, ma si avvicina. E così nelle sculture troviamo il quasi cubo, il quasi parallelepipedo, che sono ovviamente degli elementi che si avvicinano a un concetto, ma non saranno mai quelli. Anche perché da ingegnere sviluppo un'analisi matematica e geometrica che è post-euclidea, precisa meglio quelli che sono dei concetti euclidei superandoli, e quindi si associa a quel filone matematico di pensiero che è stato posto euclideo e che ha ovviamente dei campioni di pensiero Lobacevski, Riemann e altri. Questi due mondi avevano una vicinanza reale, fisica, perché fino a non tantissimi anni fa lui aveva, oltre all'ufficio dove c'è l'azienda di famiglia, anche il suo studio presso la stessa azienda, quindi diciamo al piano inferiore disegnava al tennigrafo, al piano superiore dipingeva a mano libera.
e quei disegni fatti a tecnigrafo, che sono un'opera d'arte e tutt'oggi sono valorizzati presso la nostra sede, per lui stesso erano delle opere d'arte per come erano fatte, eccetera, pur essendo puramente razionali. E quindi lui ha puntato tutta la sua formazione scolastica, personale, eccetera, su quello che per lui non era per niente facile, cioè la matematica, la parte scientifica, la parte tecnica, eccetera. E ha fatto, vabbè, prima lo scientifico, poi l'ingegneria meccanica, che era, a dir suo, obiettivamente la parte più difficile. Un uomo dal pensiero forte, ma allo stesso tempo sempre conscio delle crepe o difetti che l'essere umano porta con sé. Le sue sculture via via hanno, nei decenni, perso materia fino a diventare atomi, i costituenti ultimi della materia, entità atomi, punto di contatto col metafisico. Sono sempre opere che trovano in sé la propria ragione di essere. Quindi la materia diventa anche molto evanescente, viene a perdersi. È un levare piuttosto che un mettere. Anche se c'è stata una prima fase, come nelle pagine di pensiero, ad esempio, in cui il fatto sperimentale è stata la ricerca anche del materiale, l'abbiamo visto, e questo veniva proprio da quel background che abbiamo detto ingegneristico, proprio di Locati, ma era anche un superare, quindi un vuoto. Quel vuoto che andava colmato, e in genere quel vuoto viene colmato da corpuscoli che sono colorati, richiamano ovviamente le tinte primarie, i colori primari. Quindi diciamo che questa è la ricerca primaria. Il togliere, che diventa anche una ricerca comunque del pensiero nell'arte, che diventa, e ci associamo anche a quello che abbiamo detto magari all'inizio, di una ricerca di un bello che, essendo ideale, scinde anche poi da un certo punto da quello che era la ricerca prima della natura per portarsi verso il pensiero. Nel 1925, 14 anni prima della nascita di Giuseppe, il padre Guido fonda a Monza le Officine Locati, dove si forgiano recinzioni e altri oggetti in ferro e che diventano con gli anni un'eccellenza brianzola. L'azienda è sinonimo di serrande e chiusure di sicurezza. La famiglia è una famiglia di imprenditori doc e lui, Giuseppe, non può sfuggire al ruolo che gli spetta da primogenito. Ha avuto la lungimiranza di investire in macchinari, mio padre ha contribuito a progettare la prima profilatrice in Italia. Quando sono venuto a lavorare qua un po' di anni fa, sia lui che mio zio Mario mi dissero: qua con il ferro puoi fare praticamente tutto, quasi tutto. L'esperienza in un'azienda così vicina a temi quali la meccanica e la progettazione hanno indirizzato le scelte di Giuseppe verso il Politecnico di Milano, nonostante la sua natura più orientata verso le discipline umanistiche. È sempre stata un'azienda che ha innovato fin da subito, già mio nonno aveva fatto delle soluzioni molto originali. L'innovazione è nel DNA della nostra azienda, da mio padre, mio zio, me e mio cugino, mi è stata spiegata da subito. Quando sono entrato in azienda mi è stato detto: qualunque cosa tu veda, domandati se si può fare in un altro modo. Di solito non si può, perché sennò l'avremmo già fatto, ma non è detto che non si possa fare diversamente. Così è stato anche da un punto di vista commerciale, con il cambiamento che noi abbiamo fatto, anticipando di parecchio i tempi di tanti altri, con l'e-commerce, la presenza sul web, noi siamo stati tra i primissimi nel nostro settore. Credere nell'innovazione, che sia digitale, che sia di prodotto, come abbiamo fatto, ci hanno portato ad accrescere la produzione in modo molto consistente, tanto da aprire, da acquistare una nuova sede sempre qua a Monza, con un impianto Industria 4.0, quindi completamente automatico, estremamente moderno, e l'abbiamo inaugurato nel 2018. Mio padre era molto contento in quell'occasione, perché devo ricordare che fin da quando ero piccolo il mantra che diceva, come sprone credo, era: la prima generazione fa, la seconda mantiene, la terza distrugge. Per oggi, fino ad oggi, direi che è stata smentita questa profezia, che secondo me usava proprio per spronare verso l'eccellenza. È una cosa, quando la fai bene ti riesce, difficilmente non l'apprezzi, perché poi lui alla fine, diciamo che è partito da una cosa sua naturale e
insieme a una cosa che si è autoimposto e è arrivato comunque a far sì che questi due lati del suo carattere fossero quello che lui è poi diventato nel tempo e l'ha caratterizzato pienamente e ugualmente, sia la parte naturale sua sia quella in cui si è impegnato di più. L'azienda di famiglia procede e si sviluppa, ma Giuseppe Locati non riesce a vivere una sola vita. Da una parte un percorso di riflessione profonda sull'estetica che si è tradotto in numerose pubblicazioni filosofiche e in una produzione di opere d'arte sia nella pittura che nella scultura. Dall'altra una vulcanica inventiva che ha generato la registrazione di numerosi brevetti, dalle doghe autoportanti agli sci a doppia lamina, a speciali pannelli per coibentazione termica. Il primo brevetto di una struttura geodetica. Sono strutture che con un pezzo solo permettono di fare volte, cupole, archi. Questi sono dei profili autoportanti ad incastro, larghi 25 cm e lunghi 11 metri. Poi brevetti sulle porte basculanti, su cancellate prefabbricate. Per motivi di passione sono andato fino al campo degli sci e ho fatto sci da chilometro lanciato, molto particolari, con delle squame lunghe 18 centimetri. Tenevano alzato lo sci dalla neve per raggiungere il massimo della velocità. Sì, c'è la responsabilità, c'è da parte mia, la sento nei confronti suoi, di quello che mi ha insegnato, di valorizzarlo, di non perderlo. Mi piace pensare a quella che papà sentiva come sua nei confronti di suo nipote Paolo, essendo mancato mio zio nel 2001. Lui ha sentito molto importante la responsabilità nei suoi confronti nel riuscire a far andare avanti l'azienda anche per lui, e devo dire che questa cosa a distanza di anni è stato molto contento. La responsabilità c'è nei confronti dell'azienda, azienda vuol dire sia mio padre, mio zio, mio nonno, un cognome Locati che è associato a un'azienda con un secolo di storia ed è nota nel suo settore. C'è una responsabilità nei confronti dei nostri dipendenti che oggi sono parecchi, quindi vuol dire tante famiglie che dipendono dall'impegno che mettiamo io e mio cugino nel mantenere i valori e infine un rispetto anche per il nostro territorio nel quale viviamo e che cerchiamo di valorizzare nel mondo con le nostre, con la nostra opera. Quindi sì, responsabilità che è conseguenza di un insieme di valori condivisa da me e mio cugino Paolo, perché l'imprinting ci è arrivato appunto dai nostri genitori, da nostro nonno. Il suo modo di vivere proprio, non dico la sua filosofia, era proprio il suo modo di vivere, e lo portava da quando si alzava la mattina, quando aveva letto la sera, a qualunque cosa incontrasse sul suo percorso, a approfondirlo, a svilupparlo, a prendere spunto, a realizzarlo. Qualunque cosa lo portava a scoprire altre culture. Una persona che hai un po' da esempio e quando cresci e sei bambino ti rimane anche un attimino difficile da interpretare. Poi in campi diversi, non abbiamo seguito le stesse orme, io di arte, di filosofia non ne capisco assolutamente niente, anche se adoro la sua arte, la sua filosofia, la sto cercando di, dico, capire perché sarebbe presuntuoso, però di ascoltare, diciamo così. A fianco all'attività storica di famiglia, che è questa, quindi manifatturiera, papà ha seguito, si è trovato a seguire negli anni una parte rilevante, parte immobiliare, molto diversa evidentemente per gestione, per tempi, che forse inizialmente non conosceva neanche a pieno perché non era esattamente la sua materia, ma che è arrivato a sviluppare nei decenni, arrivando a costruire svariate migliaia di metri quadri di capannoni o ristrutturarli o a valorizzarli, attività che ha fatto nel corso dei decenni e mi piace dire nella quale si è guadagnato tanta parte di rispetto e di stima dall'ambiente economico monzese, perché in quell'attività ha dimostrato proprio tutta la sua serietà e devo dire lungimiranza, che ancora oggi spesso mi sorprendono nel vedere cose decenni prima di altri. Una ricerca però che si concretizza in una sua teoria. Abbiamo detto che già dall'inizio vede questa triade nelle cose del mondo, nei pensieri della mente e nel linguaggio, nelle parole del linguaggio.
La realtà non è mai una costante certa, ma è sempre una costante incerta che va ovviamente ricercata. Quindi già questo è un superamento. E chiaramente la sua ricerca filosofica, che è molto complessa, ma nello stesso tempo ha una semplicità di fondo, che è quella ricerca che dicevamo del perché fondamentale, che poi diventa un perché ontologico e universale, insomma, del perché siamo qui e del perché siamo, diciamo, abbiamo una realtà di questo tipo e non altre, per arrivare poi a quella che è una ricerca ultima, che sono come risultato delle tele assolutamente bianche, in cui viene il fondo si increspa, quasi come se fosse un panneggio, per avere poi quei corpuscoli in risalto colorati che dicevamo prima. È stata una elaborazione di una teoria che supera alcuni concetti che sono stati dati, che diamo per acquisiti, per arrivare a un concetto rivoluzionario, in cui mette in discussione alcuni presupposti, diciamo, anche della fisica atomica, per trovare elementi nuovi che riescono a giustificare il perché la fisica, sia atomica che del mondo reale, deve essere una sola e non possono essere più fisiche in cui alcune volte entrano in contraddizione tra di loro. Per capire il Giuseppe Locati imprenditore, artista, inventore, è necessario cercare di comprendere la visione che aveva della realtà e del mondo. Per Giuseppe Locati non c'è differenza tra arte e pensiero. Semplicemente l'arte costituisce l'aspetto eminente del pensiero, fino a sostenere che l'arte vive nel pensiero e viceversa. Per questo motivo Locati ha coltivato per tutta la sua vita, contemporaneamente, questi due aspetti qualificanti dell'essere. La produzione artistica realizzata durante la sua vita è di fatto una rappresentazione di immagini che si svolge lungo il percorso del pensiero. In particolare, però, c'è sempre la tensione verso la ricerca del bello. Unire il mondo della materia con il mondo dello spirito. È una fusione che è sempre stata un po' aleggiata, ma mai vista con esattezza. Le opere sono esattamente la grafia del mio pensiero. Il pensiero l'ho scoperto negli ultimi anni leggendo quello che sono riuscito a capire dei suoi libri, è il modo, il suo modo, lo sviluppo filosofico che ha fatto, il suo modo per mettere insieme il mondo del razionale e il mondo della natura. Ogni momento della sua giornata per pensare, perché sennò non è il tuo lavoro, non è ciò per cui ti alzi la mattina, però anche quello veniva fatto ai massimi livelli. La sua arte appartiene più al filone moderno che contemporaneo. Certamente non ritrova una personalità complessa e completa come quella di Giuseppe Locati. Quindi si iscrive certamente in quello che è l'arte moderna, in un senso molto preciso e peculiare. Dal punto di vista artistico, la sua cifra è sicuramente molto singolare e molto personale. Per un artista penso che più che avere delle verità certe sul che cosa sono, che cosa faccio, possano valere ancora di più i dubbi. Cioè il perché lo faccio, e quindi trovare sempre una risposta che non sarà mai una risposta certa, ma sarà sempre un andare oltre. Non a caso anche lo vediamo dai titoli che sono stati dati alle opere. Pagine di pensiero, pensiero complesso, entità o altro che sempre affine. E spesso nelle opere, così come nelle tele e nelle sculture, il titolo viene accompagnato anche dal giorno preciso, dal mese, dall'anno in cui è stata effettuata e realizzata l'opera. Locati era convinto che ci fossero due tipi di bellezza. Se da una parte c'è la convinzione motivata dall'ispirazione che nasce dalla natura, dopo gli studi scientifici scopre un altro tipo di bellezza nello studio delle leggi della fisica e della matematica. È la bellezza della meditazione.
riteneva che quando le due forme di bellezza si sono completate e collegate, fosse il momento di ricercare una soluzione al perché dei perché. Di fatto una ricerca epistemica capace di superare la ormai consunta e vana diatriba tra le cose del mondo e i pensieri della mente. Di fatto tra positivismo e idealismo, tra percorso induttivo e deduttivo. In questo forse si avvicina molto quello che è stata la personalità di Giuseppe Locati, che da una gioventù spesa su alcune ricerche, alcuni aspetti umanistici, prettamente umanistici, si tramuta poi in una personalità scientifica e di ricerca filosofica, e quindi con la scienza ha un piano contrapposto a quella che era l'aspettativa umanistica di gioventù. Le cose del mondo fanno da volano sui pensieri della mente. In questa contrapposizione, che dopo tutto non è una contrapposizione, si innestano le parole del linguaggio. La realtà, il pensiero, quindi l'io, il linguaggio, come posso interpretare la realtà con alcuni strumenti che precisi non sono, che sono le nostre poi parole. Da qui un percorso di studio circa lo sviluppo del tema esistenziale della convivenza tra materia e spirito, tra la legge delle cose del mondo e i pensieri della mente. La scoperta di Wittgenstein, il cui ambito di studio agli inizi del Novecento era incentrato soprattutto nella logica, nella filosofia del linguaggio, della mente e della matematica, ed è considerato uno dei massimi pensatori del XX secolo, ha introdotto nell'elaborazione filosofica del pensiero di Locati un terzo elemento essenziale per il conoscere e per la sua trasmissione, la parola e il linguaggio. Linguaggio che viene visto quasi come una componente vaga del conoscere. Elemento labile e inquinante perché portatore delle interpretazioni personali. Più che un elemento negativo del linguaggio, la parola in realtà è un qualcosa di vago. A livello concettuale possiamo immaginarci una mela rossa, verde, gialla, una mela baccata, una mela... E poi, arrivando anche quasi a un'analisi psicologica del profondo, del proprio io, potremmo associare una mela a un nostro episodio d'infanzia, oppure a una bicicletta, oppure a un... qualsiasi altro elemento che si innesta, e quindi il termine, la parola mela, diventa qualcosa di strutturato, di non aderente alla semplicità del concetto, che è il pensiero, la pagina di pensiero, è quel pensiero preciso, nato in quel preciso momento. Quindi è qualcosa, è come voler cogliere, acchiappare il vento, nel senso che non avremmo mai qualcosa di ben preciso nel pugno da stringere, ma è qualcosa sempre di vago. E questo anche tramite uno strumento che è la parola, che abbiamo detto che è vaga. Però chiaramente il concetto è quello, nel senso che anche l'opera d'arte è vaga. Questo presuppone, da chi incontra l'opera, il visitatore, il riguardante, chi va incontro, una propria partecipazione, cioè dobbiamo essere noi che andiamo incontro all'opera d'arte. L'opera d'arte è lì, vive di sé, come il complesso del pensiero filosofico. Siamo noi che dobbiamo avvicinarci per comprendere appieno quello che è la sua portata. La sua conclusione avviene con l'enunciazione della teoria della disuguaglianza. Una teoria che rischia di sconvolgere contemporaneamente non solo il pensiero filosofico, ma anche quello scientifico, e che giunge nel momento più opportuno per giustificare in modo razionale gli sconvolgimenti ideologici prodotti dalla nascita del computer. È una conferma molto attuale del passaggio in corso dal pensiero euclideo a quello post-euclideo. Una dissacrazione dei principi della fisica euclidea. Un oggetto che piace, ha il calore umano e non ha la freddezza della geometria.
Il pensiero e l'inseguimento infinito tra scienza razionale e libero intelletto alla ricerca di una risoluzione del rapporto hanno portato Locati ad esprimersi attraverso una cospicua produzione di opere, sia mediante la pittura che la scultura e la pubblicazione di numerosi testi. Negli anni 70 usa per i suoi dipinti e sculture titoli significativi quali linea quasi retta, quasi cubo, eccetera. Un'offesa per la geometria analitica e, al tempo stesso, un'apertura verso soluzioni più umane e quindi più realistiche. Locati sviluppa infatti un sistema in cui, dalla lettura del nostro percepire le cose del mondo, si ricavano gli elementi giustificativi e i passaggi conseguenziali che ci avvicinano ad un'interpretazione religioso-fideistica dell'esistere, ma in cui rimane una componente E, a cui in matematica corrisponde la rappresentazione dell'irrazionale. Strutture appoggiate al vuoto, frutti del vuoto, del pensiero. Focalizzandoci soprattutto su quello che è stato l'aspetto scientifico epistemologico della teoria di Giuseppe Locati, potremmo dire questo: è un superamento di quello che è una visione tradizionale, classica, euclidea, come già avevamo accennato. E dov'è il punto di rottura? Ma sicuramente da quella che è una chiara presa di posizione, anche molto lampante. La scienza attuale si basa ovviamente su quelle che sono alcune convenzioni date per acquisite, ma che in realtà sono anche esse abbastanza vaghe. Questa contraddizione di fondo, che per Giuseppe Locati era lampante, era una contraddizione che non poteva esistere, perché la fisica deve parlare con leggi che devono essere uniche, sia per la fisica del mondo reale che per la fisica atomica, e questa contraddizione doveva trovare un punto di risoluzione. Questo punto di risoluzione Giuseppe Locati l'ha trovato con la sua teoria, trovando un punto preciso alla periferia dell'atomo. Lui l'ha denominato periatomo. C'è in quel punto preciso, che poi è un solenoide, quindi qui andiamo anche nella teoria dell'elettromagnetismo, eccetera, è un punto in cui c'è lo zero assoluto, cioè il tutto viene ad annullarsi. Zero tempo, zero spazio, zero energia. L'importanza che Giuseppe Locati dà all'elettrone è chiaramente diversa rispetto a quello che la scienza tradizionale atomica dà all'elettrone, e la sua visione è sicuramente rivoluzionaria. Detto questo, che è un po' in soldoni, è molto in linea di massima la sua teoria scientifica, è chiaramente una teoria che è stata ribaltata anche sul piano artistico. Noi leggiamo le sue pagine di filosofia trovando questa teoria, e leggiamo le sue opere trovando la stessa teoria ribaltata da un punto di vista artistico. Ecco, questo mi sembra veramente una completezza di pensiero di un uomo che è ingegnere, artista, oltre che imprenditore, oltre che filosofo, che ha dato veramente tutto nell'arte, nella teoria e nella filosofia. Da questa piccola scultura abbiamo fatto una miriade. La modalità dei libri che scriveva, faceva anche le sculture, si districava in tanti campi, era sempre vitale, vivace su tante cose, e io lo seguivo anche in altri campi, no? Perché erano pezzi unici, senza di lui la sua presenza non poteva andare avanti, eccola. Erano stati d'animo, a secondo dei libri, per secondo me, che lui doveva scrivere, insomma, mi entrava in sintonia con i quadri e con la sua scultura. Lui veniva qua, io con la fiamma ossea acetilenica, e con la fiamma grossa, nella smorsa, piegavamo i tubi di 5 mm e di 5 cm, pieni di ottoni. Io li scaldavo, lui li piegava perché voleva dare la torsione che diceva lui. Allora io gli dicevo: ingegnere, io glieli scaldo, li faccio diventare rossi,
lei li tira dove vuole. Io mi immedesimavo subito perché mi entravo in sintonia e allora mi muovevo, capivo cosa dovevo fare, capivo già dove dovevo andare a prendere il metallo. Lui mi spiegava cosa si può fare, c'è questo. Allora io dicevo, ingegnere, si può prendere la lastra di bronzo da 7 mm, bisogna ordinarla, il bronzo, e via via, poi si saldano. Poi si spinano perché la saldatura in sé può rompersi, allora bisogna mettere le spine d'acciaio, facevamo cose grosse anche. Il rapporto tra me e mio marito è cominciato in un modo un po' strano, nel senso che noi abbiamo cominciato, allora si diceva, a filare, nel marzo del 67 e aveva anche un modo, mi raccontava, per allontanare le sue ex fidanzate. Era quella di portarle a pescare, perché qualunque donna che si porti a pescare generalmente si rompe le scatole dopo pochissimo e in genere viene invasa dalle zanzare. Io invece mi ero appena iscritta all'università, mi portavo dietro i libri su cui dovevo studiare, lui pescava, io studiavo e quindi non... mi diceva non sono mai riuscito a scaricarti, ecco. Stava bene in compagnia, a casa non era così brioso, era piuttosto sempre concentrato. Diciamo che io invece sono... Volendo sono più duttile, quindi sto tranquilla quando devo stare tranquilla e mi agito quando mi devo agitare. Perché era una persona che aveva un estremo senso del rigore e del dovere, che per lui erano la priorità. Però oltre a fare questo, a lato di questo, nella sua vita si è anche divertito in modo sano. Lui è sempre stato molto tranquillo, diciamo, nella sua vita personale, non è che avesse sprazzi strani di fare, di andare. Quando era più giovane, all'epoca dell'università, ha raccontato a me e a mia sorella che aveva la passione di correre in macchina, all'autodromo in particolare, un suo compagno di università, tal Andrea De Adamic, era il suo compagno di scorribanda in autodromo e ci andava molto spesso, tant'è che tantissimi anni dopo ci sono andato per altri motivi io, quando mi hanno chiesto il cognome Locati, il direttore mi ha detto, ah, ma è figlio dell'ingegner Locati che veniva tanti anni fa, quindi se ne ricordavano ancora. L'unica cosa erano i viaggi, quelli sì, una volta l'anno ci permettavamo un viaggio che è cominciato con i nostri figli da piccoli. È stata comunque una parte fondamentale della sua formazione continua, sia per il gusto del bello, che da altre parti del mondo notoriamente è diverso dal nostro, e che però va ad integrazione. Ci sono modi diversi di viaggiare, per carità, ce ne sono tantissimi. E i suoi viaggi sono stati infiniti, perché praticamente è stato veramente dappertutto, tant'è che nel suo studio giù ha una mappa del mondo con tutte le puntine nei luoghi dove è stato, e in uno degli ultimi viaggi che abbiamo fatto in Islanda io e mio figlio gli abbiamo regalato un mondo da costruire in cui mettere gli spilli in ogni posto dove sei stato. Però è stato in Angola, è stato in parti interne dell'Africa dove non avevo mai, davvero mai visto un uomo bianco, un turista, una macchina fotografica. E questo era il suo desiderio di conoscenza allo stato puro, dei colori che poi ritraeva nelle sue fotografie, delle usanze. Ma dove arrivavamo c'era sempre la festa locale, c'era qualche cosa, è cominciato in Perù e poi devo dire abbiamo girato tanto del mondo, gli ultimi anni abbiamo ricominciato a farlo con i figli e i nipoti. Più le cose erano naturali e vere e del luogo, più lo interessavano. E questo lui lo portava a casa, non come tutti che tornano a casa, un bel viaggio, un bel racconto, una bella storia, tante diapositive, e lui prendeva. Tutto quello che imparava faceva parte poi di lui, quindi considerando che ha viaggiato tutta la vita da quando era giovane, la sua mentalità, il suo essere, la sua persona si sono arricchite in maniera notevole di tutto quello che lui ha fatto e visto. Però siccome mio marito non usava il computer e scriveva tutto a mano, poi doveva scrivere e quindi gli ho battuto io i primi libri.
poi dopo sono passati al dischetto, alla voce, eccetera. Ma i primi libri li ho battuti io a macchina. E scrivendo, quando non capivo, mi facevo spiegare. Quindi almeno fino a un certo punto sono riuscita a seguire, ho imparato tante cose. E questo ci ha permesso di continuare. D'altra parte lui era convinto che la cosa più importante in una famiglia fosse, a parte l'amore reciproco, ma fosse l'esempio da dare ai suoi figli. Amava stare in compagnia. E le feste di Carnevale di Casa Citterio, che sono uno dei nostri vecchissimi amici, erano una di queste occasioni. Erano tutti amici partiti da piccoli, dalla scuola, dall'infanzia, insieme, cresciuti insieme, ognuno con la propria storia, ma tutti imprenditori, tutti nel loro campo ai massimi livelli, tutte persone fantastiche, ma non dico economicamente o imprenditorialmente, tutte persone come lui, curiose, piene di interessi, quindi appassionanti quando ci parlavi, eccetera. Facevano memorabili feste di Carnevale in maschera, di cui abbiamo ancora le fotografie, e per il quale lui passava tempo a studiare, ovviamente a realizzare l'abito, a idearlo, e quindi non era una persona noiosa o se uno lo conosceva poteva vederlo come tutto d'un pezzo. In realtà era una persona che si divertiva ed era molto divertente. E mio papà e mia mamma con i loro amici facevano tutto. Cioè non c'era una festa di compleanno, non c'era un evento particolare che potesse passare inosservato o normale, come in tutte le cose che faceva papà. In modo che poi la sera di Carnevale, quando arrivavano tutti gli amici, c'era tutto il locale decorato nel modo giusto, c'era una specie, cioè un palcoscenico, perché in questo locale grande c'erano, avevano messo dei tendoni e ciascuna coppia o amici che venivano si esibivano in qualcosa, cantavano, ballavano, recitavano. Dall'analisi di questo percorso emerge come per Giuseppe Locati la vita sia stata un percorso intenso e sempre diretto verso la crescita ed il sapere. Alla ricerca e all'introspezione corrispondeva un uomo innamorato della vita e del pensiero libero. La somma delle parti non rappresenta il tutto. L'ingegnere, l'artista, l'imprenditore, lo scrittore e il filosofo non sono Giuseppe Locati. Come lui ci ha insegnato, la parola è uno strumento limitato e limitante e non lo descriverebbe appieno. Per comprenderlo dobbiamo guardare le sue sculture e i suoi brevetti industriali. Dobbiamo guardare alla storia della sua vita. Dobbiamo leggere le sue pagine e ripercorrere i suoi pensieri. Un uomo che ha lasciato un segno, acciaio, che si trasforma in emozioni. Questo è stato il mio intento e non scorgo alcuna differenza tra le opere giovanili e quelle attuali. C'è in esse sempre la ricerca del bello.